Nel rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita nell'assolvimento del dovere, rinnovo a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato sentimenti di apprezzamento e affettuoso augurio. Sergio Mattarella. Si sono svolti oggi nella splendida cornice di Lerici i festeggiamenti alla nascita della Polizia di Stato, presenti tantissime autorità civili e militari. Il questore della Spezia nel suo discorso introduttivo, oltre a ringraziare il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ha spinto in particolare sull'importanza della sinergia e della collaborazione con tutte le autorità, prefettura in primis ed anche autorità civili. Come ho detto durante il mio breve discorso, noi ci saremo sempre e saremo sempre accanto alle persone che ci sono affidate per garantire a loro la civile convivenza. Questo è il nostro compito, questo è quello che cerchiamo di fare nel miglior modo possibile. Nel discorso di oggi del questore una parola importante è stata sinergia, sinergia anche con la prefettura per mantenere e migliorare l'ordine pubblico. Beh, assolutamente sì, il prefetto e il questore sono le due autorità provinciali di pubblica sicurezza con compiti e responsabilità diverse, è naturale che collaborino, è naturale che partecipino entrambi a quel immenso e immane processo che è quello del garantire la migliore sicurezza possibile. Il comune di Lerici ospita la festa della Polizia di Stato, dalle parole del questore l'importanza della collaborazione anche con le autorità civili per il mantenimento della sicurezza. Certo, certo, per noi è fondamentale, per un sindaco avere un rapporto stretto e di collaborazione, di fiducia con le istituzioni di pubblica sicurezza è determinante. Io ringrazio la Polizia di Stato, ringrazio tutte le forze dell'ordine e le forze di pubblica sicurezza, grazie a tutte queste persone, a queste donne, a questi ragazzi, a questi uomini che quotidianamente lavorano nel nostro interesse. Al termine del saluto del prefetto sono stati consegnati dei riconoscimenti per meriti di servizio agli uomini e le donne della Polizia di Stato. Un ultimo pensiero l'ha rivolto ai caduti della Polizia di Stato. Ecco, la paura non fa parte del DNA di un poliziotto. La paura è un elemento essenziale, perché se non si ha paura non si ha coraggio. Coloro i quali ci hanno preceduto e sono morti sacrificando la loro vita ci hanno indicato una strada. Noi non lasceremo mai solo nessuno. Che trova conferma anche in questi primi mesi del 2018, senza mai incidere.